una grande casa, rica, pretenziosa, solitaria, in cui i giorni, le stagioni, gli anni scorrono sempre uguali. E coloro che vi abitano, nelle lunghe e mobili ombre, mettete su per le alte pareti della luce delle lampade, vivono la loro vita desolata e triste. Tra perbenismo borghese, nell'abito piatto ed uniforme del loro ristretto orizzonte, in un New York di fine secolo. Un piccolo mondo, destinato a conservare in ogni tempo la sua autorità, perché in effetti senza tempo. Un piccolo mondo, intriso di egoismo quotidiano. Osservandolo, forse è possibile procedere d'un passo, la comprensione del mistero della solitudine umana. Ad uno sguardo attento, Caterina non rivela né altezze né abissi. Una freschezza timida e sincera. L'ambiente però contamina ed avvelena lentamente. Le figure che accanto a lei si agitano e lottano, ognuna per il proprio arido interesse, sono tutte tanto povere di potere emotivo, così ricche di realtà psichica, che al soffio malinconico della cattiveria ben presto ingialliranno nella loro inerzia, mentre il tempo, scorrendo, negherà nella noia l'ultimo zampillo di tenerezza. E anche la scintilla di curiosità per la vita, già tanto fragile in Caterina, destinata a spegnersi silenziosamente, senza disturbare nessuno, e senza che ciò coinvolga o entusiasmi alcuni. E questa, una sera d'ottobre, apparentemente come tante altre, in casa sua. Buonasera, dottore. Buonasera, Maria. Vuol cenare su? La signorina Caterina e sua zia mi hanno aspettato. No, signore, hanno mangiato prima per avere il tempo di vestirsi col comodo. Già, certo. Ma è un po' presto per la visita che aspettiamo. E la cuoca ha tenuto tutto in caldo per lei. Se vuole glielo porto qui con un vassoio. No, Maria, grazie, ho preso qualcosa in casa che ne so. A proposito, come sta la signora Gerson? Benissimo, è madre felice di un nuovo cittadino. Io nuovo arrivato abbiamo fatto conoscenza alle 6:15. Volevo soltanto vedere la scala.
scomparsa 4 volte rifugiandosi nella dispensa. Bene, tenterò e rimarrò ben volentieri tutto l'inverno. Bene, ma ora se permetti di andare di là a preparare il certificato di nascita del nuovo avvocato. Lavinia, insegna a Caterina ad essere fatta una furba. Vorrei che mia figlia fosse. Ma è così buona e dolce. Non serve a nulla se non sia un minimo di furberia. Thank you.
Lei era bruna, era nera.
Townsend, ma proprio non... Thank you.
mediocre, senza un'oncia di equilibrio. Che cosa ho sbagliato? Tu lo sapessi, non che me lo dicessi. Io non dico che tu non abbia fatto il tuo dovere di padre. Io ho fatto del mio meglio con materiale datomi dalla provvidenza. Sei intollerante, Agostino, e pretendi Dio sa che cosa. Ma sicuro, Erminia, sicuro! Ti ricordi? La medicina, la sua.
che non tornaste più. Dovevo pur tornare un momento o l'altro, visto che abito qui. Oh, lo so, appunto per questo io sono venuto. Il signor Townsend voleva sapere se i suoi fiori sono stati debitamente consegnati. Oh, sì, molto belli, grazie. Ho impostato proprio questa mattina un biglietto di ringraziamento. E io lo conserverò come un tesoro, signorina, ma non vi ho mandato i fiori per essere ringraziato. Io li ho mandati per farvi cose per lì. Grazie. A proposito, ho trovato quella poesia di cui vi parlavo. Già, che sfagato. L'ho lasciata di là nel mio cappello. Scusate, vado a prenderla. Ora ti lascerò sola con lui. Come? No, e che mi faccio io? Ma non tocca a te parlare, Angelina. Tocca a lui, visto che viene per farti la corte. Come la corte? A me? A meno di certo. Mi raccomando, cerca di essere graziosa con lui. Eccola. L'ho copiata ieri sera, ero incognito e non riuscivo a prendere sonno. Permettete, signor Townsend, ho parecchie cose da spiegare, ma spero vivamente di rivedermi presto. Servo vostro, signora. Ah, Caterina, non dimenticare di andare a riposare un poco, dovendo uscire stasera. Sapete, un altro ricevimento. Non finiscono mai. Balleranno fino all'alba, questi giovani. Questo mi rende molto inquieto. Oh, e che cosa? Sentire che siete così gaia, così desiderata, mi rende il compito più arduo. Vabbè, ma se per quello non vado a nessun ricevimento questa sera. Semplicemente mio padre e io ci siamo in casa con la signora e il suo marito. Ecco. Beh, ma questa vostra sincerità che mi piace così tanto. Mi permettete di chiedervi una cosa, signorina? Siete uscita oggi perché avete immaginato che sarei venuto? Io... sì. E mi dispiace vedervi. No, signor Thompson, io vi vedo molto volentieri, solo che siete venuto così spesso in questa settimana che io... Che ne avete abbastanza? No. Allora considerate la mia condotta sconveniente. No. E che sono molto perplessa. Oh, ma questo mi fa piacere, signorina. Se non siete perplessa vuol dire che pensate a me. E questo è ciò che io desidero sopra ogni altra cosa. Che voi pensiate a me. Siete molto audace, signor Townsend. Beh, lo sarò ancora di più, signorina. Voglio rivolgervi un'altra domanda. Allora, rincasando, speravate che me ne fossi andato o che fossi ancora qui? E la lettera? E quella? Me ne stavo dimenticando. Dimentico tutto quando sono qui con voi. Dice quello che io ho cercato di dirvi l'ultima volta che sono stato qui.
così ho avuto il pretesto per fare la visita ad una simpatica signorina. E al suo simpaticissimo padre. Beh, signor Townsend, non siamo più così tanto simpatici. Caterina, mi fai il favore di suonare il campanello? Vorrei che Maria mi portasse del cognato. Il signor Townsend mi farà compagnia. Ne sarò molto onorato. Prima, passando accanto a voi, ho notato che adoperate una squisita lozione per capelli. L'ho portata con me dalla Francia. Permettetemi di dividerla con voi, dottore. Perché mai? Ma per nulla, soltanto perché mi farebbe piacere, ecco. Grazie, ma non posso proprio permettermi. Allora, Caterina, hai deciso di prendere le lezioni di fisica? Sì, papà. Proprio questa mattina ho parlato col signor Gini. Bene, cosa ti ha detto? Non farò fortuna con questo. Mai fare.
sono gratissimo per l'interessamento, dottor Slocum. Grazie. Prego. Un uomo straordinario. Ma non gli sono simpatico affatto. Perché lo dico? Niente, lo sento. Ho una grande sensibilità. Beh, domandateglielo e vedrete. No, no, preferisco non chiedervi niente se c'è rischio che mi risponda come voi immaginate. Vi farebbe piacere contraddirlo? Ma io non lo contraddico mai. Sentireste dire male di me senza aprir bocca per difendermi? Ma mio padre non dirà male di voi, in fondo non vi conosce abbastanza ed io mi limiterò a fare il vostro nome. Oh, ma non è quello che io mi aspettavo da voi, signorina. Avrei sperato, desiderato che diceste: se mio padre non ha una buona opinione di voi, che importa? Questo non potrei mai dire. Il portone è sempre morto. Eppure io credo che potreste fare qualsiasi cosa per una persona a cui voleste bene. Non dovete parlare di questo, io non devo ascoltarvi. Sono appena 15 giorni che vi conosco, signorina, e non ho più un momento di pace. Stregato da voi, non penso ad altro. Ma come è possibile? Amor mio, la mia vita dipende da questo, che abbiate fede in me, che crediate al mio amore. Siete la donna che io ho sempre sperato di trovare. Volete essere mia moglie, Caterina? Sì, sì. Oh, mi amate, mi rendete felice, cara. Ti amerò per sempre. Bisogna fare il nostro dovere, bisogna parlare col papa. Io lo farò questa sera e con Maurizio verrei domani mattina. Sì, certo. Sei molto buona ad affrontarlo tu per prima. Di solito fai felice innamorato, ma se preferisci così, mi fa. Beh, vedi, noi donne abbiamo più forza di persuasione, ecco. E avrai bisogno di adoperarla tutta, mia cara. Ma allora sarai irresistibile. Però, quando parlerai col papa, sarai gentile e rispettoso con lui. Farò il possibile, mia cara. Certo, preferirei non dover lottare per averti. Ma no, non parlare di lotta, non ve ne sarà. Dobbiamo essere preparati, mia cara. Dopotutto è naturale che tuo padre desideri per te un matrimonio brillante. Tu hai tutto. Posizione, ricchezza, oltre alla tua dolcezza. Ed io, Caterina, sono un uomo povero. Ma questo per il papa non ha importanza. Chi lo sa? Potrebbe credermi venale. Come venale? È un parolone, certo, ma ha un significato assai meschino, cara. Vuol dire che il mio scopo è il tuo denaro. No. Beh, no. Chissà, potrebbe crederlo. Ma sarà facile rispondergli. Basterà che io gli dica che lui si inganna. Devi renderti conto, Caterina, che le nostre uniche difficoltà possono nascere unicamente dal fatto che tu sei ricca. Ma, Maurizio, tu sei sicuro di amarmi? E puoi dubitarne, amor mio. Io lo so solo da pochi anni, Maurizio, ma sono sicura che non potrei più vivere senza il tuo amore. Oh, non avrai mai occasione di trovarlo, mia cara, ma devi dirmi una cosa, devi assicurarmi che se tuo padre mi fosse contrario, perfino se proibisse il nostro matrimonio, tu mi sarai ugualmente fedele, qualunque cosa avvenga. Certo, io ti sarò sempre fedele, qualunque cosa avvenga. Ma ricordati che puoi disporre di te stessa se maggiorenne. Ma io ti amo, ti amerò sempre. Bene, mia cara, ora ti lascio, ma domattina verrò a parlare con lui. Bene, a che ora? Alle 11, in punto. Sì, tu parli. Non dubitarne, amore mio. Quando desidero intensamente una cosa, beh, sono esatto al secondo. Sii dolce come sempre. E lo intenerirai. Thank you.
realtà se ne avrebbe dovuto parlare prima con me, non credi? Ma è quello che conta di fare, papà. Infatti è venuto mattina. Non è la stessa cosa, mia cara. Del resto non sei tu che devi perorare la sua causa. Vedi, papà, è che il signor Townsend ha paura di te. Di me? Sì, nel senso che non crede di esserti troppo simpatico. Va bene, ma se lo conosco bene, il signor Townsend, e poi la nostra simpatia reciproca non ha alcuna importanza. L'importante è che lui ti ama, invece. Ma ti assicuro che questo è il suo sentimento, papà. Sì, solo che tu lo consideri uno speculatore, un uomo venale. Un uomo speculatore? Un uomo venale? Che strane parole, da dove, Caterina? L'ho detto lui. Davvero? Beh, non devi studiarlo per nessuno di noi due. Come va? Buongiorno, Agostino. Buongiorno.
sposare un uomo che io non approvo. La mia parte la verrò alla fine. Credo che tu debba fare solo quello che ti suggerisce la tua coscienza. Dimmi che mia figlia non è vittima della sua abilità. Dimmi che mi inganno. Non lo so, Agostino, non lo so. Dimenticato che cos'è amare qualcuno, Agostino. Credo.
non abbiamo tardato a giungere ad un'intesa, dottore, ma il mio interessamento per la signorina Slower è nato fin dalla mia prima visita. E non prima? Certo, avevo già sentito dire che era una squisita fanciulla. Una squisita fanciulla. E questa dunque la vostra opinione di mia figlia? Certo, altrimenti non sarei qui. Caro giovanotto, dovete essere molto impressionabile. Come padre di Caterina, credo bene di essere in grado di apprezzare le sue qualità, ma francamente vi dirò che non l'ho mai considerata in questo modo. Io non so come la giudicherei se fossi suo padre. Io non posso che giudicarla dal mio punto di vista. Certo, certo, tanto. Ma vi immaginavate proprio che avrebbe gettato mia figlia tra le braccia? No, anzi, ho pensato che dovete avere antipatia per me. Che cosa ve lo fa supporre? Il fatto che sono povero. Con la quale oggi mi avete trattato. Beh, per evitarla non avete da fare
essere solo dalla tua volontà. Ho capito. Si tratta di rinunciare a lui, vero? Certo. Si tratta di questo. Ma perché? Che cosa ho mai detto? Che cosa ho mai fatto? Nulla che io già non sapessi. Dio mio, babbo, ma non vedi come tutto questo è doloroso per me? Ho almeno il diritto di sapere perché, che sta succedendo? Caterina, quest'uomo è un fannullone egoista. Sì, ma lo so che non mi ama. E io so che non è vero, invece. Ma come puoi affermarlo con tanta certezza? Caterina, non posso dirlo. Devi fidarti solo della mia affermazione. Non posso. Signor Townsend, si deve
piccola consolazione. $10,000 piccola? Signora, con 10,000 soltanto si vive come tutti gli altri. 30,000 invece sono qualcosa che permette di vivere così. Questa casa mi piace molto, mi vedo. Oh sì, l'ho ammirata molto fin dalla prima volta che vi sono entrato. Il dottore è un uomo di gusto, eh? Ma è strano che ci piacciono le stesse cose, mentre poi non abbiamo nessuna simpatia reciproca. Oh, ma voi siete più conoscitore di Agostino. Anche per aver saputo comprendere Caterina, per averne saputo discernere il vero valore. Già, Caterina. Ma anche altre cose, signore. Questo cristallo, per esempio. Il vetro di Murano, vero? Figuratevi che quando ero a Venezia, quantunque fossi ridotto ai miei ultimi $10, voglio acquistare due oggetti di vetro di Murano, così, per avere la gioia di tenerli sotto gli occhi per qualche tempo. Ma poi, quando fui ridotto agli estremi, dovetti venderli per poter ripartire. Sono fatto così, mi piacciono le cose belle. Mi sono sempre piaciuti. Beh, sarà un legame fra voi ed Agostino quando lui avrà perdonato. Speriamo, signore, speriamo. Ma io temo che disprezzerà i miei gusti raffinati. Oh, ma perché dal momento che li condivido? Beh, lui ha guadagnato tutto questo con il suo lavoro. Crede che tutti debbano fare lo stesso. Il male, signora, è che alcuni non possono. Che cos'è questo rumore? Sembra una carrozza. Chi può essere? Questa persona è possibile. Che sia lui. Guardate dalla finestra. Sono loro. Loro? Sì. Maurizio, andate in cucina e aspettate lì. Mi raccomando, un ultimo momento. No, ditele tutto. Sì, glielo dirò io. Ditele che l'amo. Sì, glielo dirò. Via. Agostino, bentornato. Ma non ti aspettavamo?
la bella città per le donne, vero? Oh, ma sarà piaciuta senz'altro a chi te, non è vero, Agostino? Questa qua calda quando arriva? Subito, subito. Non penso che tu voglia sapere che cosa ho fatto tutto quest'inverno. Per la verità, non ho fatto mai niente. Come un po', amica. Ti piace fumare? Come? Ecco l'acqua, dottore. Bisognerà che tu abbia molto spirito, mi cara. In fondo,
tuo fascino, per la tua eleganza, per la tua lingua mordente e il tuo spirito sottile. Lui mi ammira. Certo, Caterina, io sono stato affetto un po' di giudevole con te. Ora basta. Cercando di non essere scappato nel poco amorevole, ora devi guardare in faccia la realtà. Quante donne e ragazze credi che abbia già conosciuto in questa città? Sì, ma è vero, cosa si fa, che è vero. Certo, Caterina, ma mille ragazze sono più belle di te, e cento intelligenti. Tu hai una qualità che le supera tutte, il denaro. Quello che dici è mostruoso. Ah, non pretendo che tu lo creda. In fondo riconosco da quando sei nato e non ho visto mai che abbia imparato alcunché di utile. Anzi, ecco un'eccezione. Hai imparato a reclamare. Beh, mia cara, visto che non assisterò al tuo matrimonio, andrò di là nella mia camera a bere la tua salute. Arrivederci. Gracias.
potevi pensare a una cosa simile. Ma è la verità. No, Caterina. No, tuo padre è deluso perché non hai corrisposto a ciò che egli aveva in mente per te. Forse offeso, è deluso, ma in collera, con tutti e due. Ecco, ma gli passerà. Ma no, non gli passerà, Fabrizio. Beh, mia cara, se io devo essere tuo marito, bene che cominci a fidarti di me e del mio giudizio. Ma io mi fido di te. Meno male. Quante volte credi che sia accaduto che i padri abbiano parlato duramente con le figlie che amano, specie poi al riguardo del loro matrimonio? Ma io ti dico che lui non mi vuole bene. Sì che te ne vuole, altrimenti non cercherebbe con tanto ardore di proteggerti. Ma certo lui pensa soltanto alla tua futura felicità. Maurizio, no. Non ti parlerei in questo modo se non ne fossi sicura. Ma non si possono tenere dubbi se uno ti parla come se... Come se... Come che cosa? Come se ti disprezzasse. Disprezzarti? Sì, sì, ma io e te saremo felici insieme. Tu non mi disprezzerai mai, vero? Non devi neanche dirlo, Caterina. Ma noi non abbiamo nessun bisogno di lui. Io non voglio chiederti più niente, non mi aspetterò mai più niente da lui. Certo. Sicuro? Già, sicuro. Ma io ti prometto che sarò la moglie più chiamata del mondo. Lo credo. Che cos'è un rumore? Non lo so, forse mia zia. Sarà meglio che vada, cara. Sì. Sarà meglio che vada. Io nel frattempo mi preparo, va bene? D'accordo, torno. Ma Maurizio,
Mai più vedrò Washington Square. E perché no? Non metterò mai più piede in questa casa. Oh, fra un anno al massimo ti sarai riconciliata con tuo padre. No, zia. Non è finito. Io non voglio più vedere. Ma che dici? Lo vedi da te che lo vedi.
Forse! Non dire così, zia, forse! E che cosa devo dire, Caterina? Dio, io non ci resisto più, non ci resisto più, Maurizio deve venire, deve portarmi via, deve farmi! Non restare stella, Caterina. Nessuno, nessuno può vivere senza Maurizio, nessuno. Alla fine non se ne può più. Qualcuno deve dirmi che mi ama, che mi desidera. Io non ho mai avuto nessuno. Cara, ti prego. Non te ne prego. Sono Maurizio, sono Maurizio, zia, tu lo sai. Io non ho mai sentito tenerezza in nessun'altra voce che non fosse la sua. Ma non devi dir questo, cara. E perché? Troppo stupida, forse. Ma questo è quello che crede mio padre. Io sono troppo stupida per sentire, per capire. Ma io sento, zia. Io sento tanto. Ho sempre creduto, zia, che la mia sfortuna fosse la morte di mia madre. Ma ora non lo credo più. No. Era così intelligente mia madre. Avrebbe voluto bene neanche lei. Fatti coraggio, Caterina. Non voglio farmi coraggio, zia. Non voglio, voglio solo che Maurizio venga a prendermi, che mi ami, mi compensi per tutti quelli che non mi hanno mai amata. Figliola, te l'ho spiegato, ti ho detto perché può darsi che non venga. Ti ho detto perché può darsi che non venga. Allora sai dirmi anche come farò a vivere se lui non viene. C'è tuo padre, ci sono io, cara. Thank you.
Sì. E se Maurizio si fosse ammalato? Ammalato? Sì, un malore improvviso. Io non credo. Certo, se fosse ammalato non potrebbe scrivere. E non potrebbe mandare a dirci qualcosa? Nessuno, chi vuoi che mandi? Ah, sua sorella? No, no, il nostro progetto era segretissimo. Sicuramente non avrà avuto il coraggio di confidarti. Caterina, ci sono tanti modi quando si vuol far sapere qualcosa. Non è vero, zia. Pensa a Babbo, per esempio. Lui è ammalato. Se noi due rifiutassimo di fare l'ambasciata, beh, lui non potrebbe mandare a dire niente a nessuno. Ma perché sua sorella dovrebbe rifiutare? Non lo so, magari ha antipatia per me. E intanto Maurizio potrebbe essere ammalato. Da 3 giorni io non ho fatto non niente. Non posso sopportare che tu ti tormenti in questo modo. Non lo posso sopportare. Oh, ma è una giornata orribile, dottore. Non credo proprio che devo uscire. Ma io esco lo stesso, Maria. E smettila di scorazzarmi intorno e di agitarmi. Posso benissimo scendere le scale da solo. Caterina. Buongiorno, papà. Maria. Buongiorno. E sto ben poco col signore. Maria, va a prendere la borsa con te. Oh, ma è una giornata orribile, dottore. E poi sono sicura che il dottor Risa è già dalla signora Dra. Appunto come faccio io, quindi va nel mio studio e prendi le borse, per favore. Oh, dottore. E guarda anche che nell'armadietto del mio studio c'è uno strumento. Prendi anche quello. È veramente una mattinata molto rigida, Agostino. Copriti bene. Vedo che ti è piaciuto lo sciallo. Oh, moltissimo! Non avresti potuto farmi un regalo più gradito. Oh, ma ora scusami se è fatto tardi. Vado a prepararmi per uscire.
vissuto 20 anni con te prima di rendermi conto che tu non mi volevi bene affatto. Ed ora non credo che Maurizio mi avrebbe privata di affetto più di quanto non l'hai fatto tu. Vedo che finalmente hai imparato a parlare, Caterina. E per dirmi queste cose atroci? Almeno questo è un campo in cui non potrei mai paragonarmi a mia madre. Ma Caterina, cosa mi hai dovuto fare? Avrei dovuto lasciare che quell'individuo ti rovinasse. Pensa piuttosto che sei stata fortunata. Tu, giorno, troverai un uomo onesto e leale. E lo renderai felice. Tu hai tante buone qualità. Certo! E ho 30.000 dollari di vendita, non è vero? Questo ti renderà possibile scegliere con discernimento. Scegliere? Vorresti dire comprare. Ma se devo comprare un marito, comprare Maurizio. Caterina, non parlare così! Perché ti umilia, forse? Ma perché tu sai benissimo che quello non fai a brutto! Caterina. Caterina, per favore, dimmi che l'hai fatta finita con lui. No. Ma perché che un uomo non ti meritava? Allora fammi il favore di spiegarti. Io non spiego e non prometto niente. Allora dovrò modificare il mio testamento. Ma sì. Sì, faccio. Farò quando mi farò comodo. Sbagli. Dovresti farlo adesso, visto che ti sento. Lo farò domani. Domani potresti non sentirti sufficientemente in forza. Non c'è niente da pensare, padre. Io non voglio promettere niente, quindi non ho diritto a niente. Caterina, ma io non voglio disegnare la mia unica figliola. Lo capisci questo? No, certo. Però vorresti che il tuo denaro fosse speso come tu desideri. E per questo io dovrei obbedirti, non è vero? Sicuramente faranno tutto quello che tu vuoi, mentre se lo lasci a me, sai benissimo in quali tasche andrà a finire. No, come osi parlarmi così? Come osi? Thank you.
con me l'hanno fatto, qui mi ha abbandonato. Ma non devi dire così, Caterina, lui non ti ha abbandonato. Se tu lo ascoltassi e cercassi di capirlo, le sue intenzioni erano nobili. Gente, è andato il mondo. E tu ci sei cascata come una sciocca. Non mi interessa che cosa pensi di me. Io sono sicura che tu sarai più felice dopo che lo avrai diviso. Risparmia il piano, sì. Non ho detto.
io ho così poco da offrirti, Caterina, null'altro che il mio tenero affetto. A volte può essere molto, Maurizio. Io scomparvi perché ti amavo, Caterina. Sapevo che se fossi tornato quella notte io ti avrei fatto un gran danno. E sei tornato adesso, dimmi questo. So benissimo che le apparenze mi condannavano. Hai avuto l'impressione che io mi fossi comportato in modo abominevole, ma non era vero, Caterina. Mi toccò essere forte per tutti e due. Non volli spezzare la tua vita di allora. Vedi, Caterina, un uomo che ama veramente una donna non può permettere che essa rinunci per amore di lui ad una grossa eredità. Questo si legge solo nei romanzi, Caterina. Cerca di comprendermi, cerca di non pensare all'apparenza del mio gesto, ma alla sua realtà. Era l'espressione dell'amore di un uomo che proteggeva l'avvenire di sua moglie. Già, potresti vedere la cosa sotto questa luce, Caterina. Allora non sei implacabile. Tua zia aveva tanta paura. Mia zia non mi conosce abbastanza. E mi perdonerai il dolore di cui sono stato causa. Io ti ho perdonato già da molto tempo. Abbiamo aspettato tanto, ma ora siamo liberi. Liberi come? Beh, non vi sono più ostacoli fra noi. Resti forse più mi ami. Beh, io non osavo dire. Perché non eri sicuro, forse? Non ero sicuro che mi avresti creduto, Caterina. Un tempo ti credevo. Ma era vero allora come è vero adesso. Io non ho mai mutato, non ho mai cambiato idea. E qualcosa mi dice che neanche tu sei cambiata. Cosa? L'espressione del tuo volto. La tua indulgenza verso di me. E poi ti conosco bene, Caterina, e conosco la profondità dei tuoi sentimenti. Davvero? Forse ti sembrerò presuntuoso, ma io credo che tu ti interesserai sempre un po'. Devo mettere questo giù. E allora, non perdiamo altro tempo, mia cara. Rendiamoci felici a vicenda per quanto ci rimane di vita. Ma certo. Come? In che modo? In che modo? Beh, ricominciando da dove abbiamo interrotto, cara. Facendo domani o la settimana prossima quello che stavamo per fare 2 anni or sono, sposandoci. Davvero lo vorresti, Maurizio? Lo vorrei. Mi renderesti l'uomo più felice del mondo. E io? Io cercherò di essere un buon marito, Caterina. Sono diventato più saggio invecchiando. E il nostro matrimonio vuol dire per me adesso assai più che allora. Come mai? Perché so che mi hai sempre amato, cara. Sono arrivato a un punto in cui ne ho bisogno. Allora dimmi quando, Maurizio, quando vorresti sposarti? Allora accendi, Caterina. Come non potrei, caro, sei più persuasivo che mai. Come ma sposiamoci presto, prestissimo, in fin dei conti il fidanzamento l'abbiamo già fatto. Sicuro, sicuro. Oh, e il mese 21? Il mese 21? Non mi sembri più così impetuoso come un tempo, Maurizio. Posso io? Ma io ti sposerei stasera stessa, se fosse possibile, Caterina. Saresti disposta? Tu credi che rimanendo lì, Spinard, ci stia ancora aspettando? Possiamo dirgli che siamo stati trattenuti, no? Ma davvero, Caterina, davvero? Davvero, stasera, questa sera. Oh, ma allora, andiamo via adesso. Vieni così come sei. Troveremo una carrozza qui in piazza. Andiamo. Sai, Maurizio, ho pensato tante volte che non cadrà su di me. Oh, vedi, andremo, cara. Avremo la stessa luna di miele che avevamo progettato. Non importa se è stata rimandata. Bene, madre mia, almeno il tempo che fa che valigia, no? Beh, naturalmente. Sì, e tu dove hai la carrozza? A casa di mia sorella. La
apprenderemo nel passarti davanti per andare a Maurice Hill. Bene, ma non sarebbe meglio se prima andassi a prendere la tua roba e poi tornassi a prendere me? Sì, cara. Vado, riposa e torno subito. Maurice. Sì? Thank you.
e non